Gli imprenditori della provincia di Teramo che hanno subito danni a causa della straordinaria ondata di maltempo del mese di gennaio saranno risarciti, lo ha puntualizzato il presidente della regione Luciano D'Alfonso facendo seguito alle polemiche che si sono innescate all'indomani dell'emanazione del decreto legge per il terremoto, strumento che mette in campo una serie di iniziative a favore dei comuni del cratere sismico e anche quelli al di fuori del cratere ma con dei danni significativi dovuti al sisma. Per ottenere i risarcimenti dai danni del maltempo però gli imprenditori ed esercenti attività della provincia di Teramo e non solo, devono rifarsi alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio che riconosce per l'Abruzzo lo stato di emergenza nazionale. Noi abbiamo il decreto legge che si occupa di facilitare la ricostruzione nei comuni del cratere e anche nei comuni fuori cratere che hanno subito danni. Aumentiamo le risorse umane al servizio dei comuni del cratere per quanto riguarda il lavoro amministrativo necessario. Si rende pesante la busta paga di chi lavora nelle imprese del cratere. Si determina lo spostamento degli oneri fiscali e contributivi per le imprese che sono nel cratere. Per quanto concerne i danni da calamità, da avversità atmosferiche, c'è la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 di gennaio che consente il riconoscimento di tutti i danni che si sono determinati in termini di causa-effetto con la nevicata e verranno coperti così come è già accaduto nel 2015. Quali danni sono oggetto di questa mia precisazione? I danni diretti di beni pubblici e beni privati. Adesso dobbiamo trovare una soluzione per i cosiddetti danni indiretti. Per esempio un danno indiretto, la mancata prenotazione in un albergo in un lasso di tempo nel quale c'è stata una straordinaria nevicata. Questa è una condizione di danno indiretto che dobbiamo ancora fronteggiare. Tutti i danni diretti da nevicata, oggettivamente dimostrati, trovano copertura.